quel mattino quando si svegliò. Perciò lo sappiamo già che la danza di Adagio fa sarebbe iniziata così. L'ho trovata perché fa per curare, affrontarmi sotto una cascata per la Vergine Immacolata. Oggi io incalzerò questa mare di sangue di volare, convidatemi che spiegato pure, e se ora mi metterò a danzare, danzerò per tutto questo dì, attraverso piazze, strade, dei miei piedi vanno verso voi, e se danzo non smetto di guardare, danzare umanità. Danza il sole, ballano le stelle, tempo canta, pioggia va per tempo sulla strada che porta non so dove. Danzo e continuerò, passo, tiro e tiro, passo passo, tiro e salto, se le gambe non mi tornare, continuerò, attraverso piazza e strade, le linee piedi vanno da soli, anche danza non c'è per guardare, danza l'umanità, danza, danza. Questa era la danza di Abdullah Jafat. Sto cercando un telefono per parlare con lui. Sto cercando un telefono, io parlarci a modo mio. Voglio sapere subito da che parte sta. Voglio chiedermi subito se c'è qualcosa che non va. Non è tanto normale uno che fa quel che lui fa. Faccio criminale di la verità. Sto cercando un telefono, voglio parlare con Dio. Voglio chiedermi subito se mi sono impazzito io. Ogni giorno che passa che succede un casino, un potente più onesto è un ladro, un assassino, a milioni di poveri che nemmeno di piccolo dolore, che non so se lo sai, ma hanno tutti lo stesso cuore. Sto cercando un telefono, voglio parlare con Dio, voglio chiedermi subito se mi faccio schifo solo io. Ogni giorno che passa qui succede un casino, è impotente più onesto, è un ladro pure, è un assassino. Sto cercando un telefono, voglio parlare con Dio. Sto cercando un telefono, voglio parlarci a modo mio. Sto cercando un telefono, voglio parlare con Dio. Devo trovare un telefono per parlarci a modo. Qualcuno mi dica che giorno è, qualcuno mi dica che ora è, uno che mi parli, spieghi che anno è, qualcuno che mi ascolta e mi racconti che sa dove è. Paure, fobie, incubi a metà, paure, pazzie, carenza di realtà, il panico che ti prende nella banalità.
dal panico che ti prende nella brutalità, panico che ti assale dentro la stupidità, panico, panico, dici le tue voci, panico, panico, getta le tue voci, panico, panico, non ti do maggiore, panico, panico, tutta un'illusione, panico, panico, un'emozione, panico, panico, una reazione, panico, panico, una reazione, il panico, panico, tutta un'illusione, io non mi nascondo, non mi raccomando, non mi difendo, neanche lo vedendo, panico, panico, dici le tue voci, panico, panico, getta le tue voci, panico, panico, non ti do maggiore, panico, panico, tutta un'illusione. E abbiamo ascoltato Giovanni Cardelli, dunque dei brani accompagnati dalla chitarra, brani inediti? Assolutamente. Scritti da te? Assolutamente. Arrangiati da te? Arrangiati no, perché non sono particolarmente arrangiati, sì comunque sono composti interamente da me. Musica e parole. Esatto. Perfetto. A chi ti ispiri per questi brani che tu spesso insomma crei? Guarda, è chiaro che... la mia formazione musicale nasce proprio dai cantautori italiani degli anni 70. Terribilmente raffreddato, quindi. Siamo in due allora, tranquillo. Dopodiché, sai, uno accumula esperienza e bagaglio, ma poi quello che fa è crea lui, no? Cioè è difficile dire a chi mi rifaccio. Giovanni Cardelli. Doc. Sì, Doc. Benissimo. Ecco, sei di Teramo. Sì. Da quanto tempo hai questa passione, da sempre o qualcosa che è venuta fuori negli anni? Diciamo che da sempre mi è piaciuto cantare, mi ricordo che ero bambino quando cantavo. Poi, parecchi anni fa, ho cominciato a cantare con il coro gospel di Fiaschino, molti anni fa. Poi ho fatto qualcosa con dei gruppi locali, ho fatto tutto quello che tutti gli ex giovani come me hanno fatto in quegli anni, quindi gruppetti, seratine, cose del genere. Man mano, diciamo, ho cominciato a fare così. Ho capito. La giuria, Ciminiera, chiede la parola. Subito, la scelta delle 12 corde, della 12 corde, scusi. Ah, in questo caso c'è un'origine, come dire, culturale, perché negli anni, all'inizio degli anni 80 io ero terribilmente innamorato di Edoardo Bennato, evidentemente. E la 12 corde era il suo strumento per antonomasia. Poi l'armonica non lo so suonare, quindi il dischetto, il kazoo non era il caso di cuore. E quindi anche quella vena molto radicale, quasi punk, se vuoi, per certi aspetti. Pure... Beh, il confine tra cantautorato e, diciamo, chiamiamolo rock, tra virgolette, sì, è molto largo. No, dicevo, anche quasi, cioè, molto, anche ruvida, se vuoi, anche quasi punk. Cioè, certe... Non nascondo che il punk lo trovo estremamente interessante questi momenti. Cioè, evidentemente questi sono pezzi che cantati da soli hanno una valenza, cantati in un gruppo hanno tutt'altro significato e valenza, quindi posso tranquillamente diventare profondamente punk, anche perché sono due o tre accordi, proprio sei corsi come. E quindi c'è anche una versione con gruppo? È stato eseguito qualche volta con gruppo, però in verità è. La versione nuda e cruda non mi dispiace affatto. Dunque, se ci sono altre domande da parte della giuria, altrimenti te ne rivolgo io qualcuna per conoscerci meglio, ci potete anche pensare lì dalla giuria. Dunque, Giovanni, cerchiamo di conoscerci un po' meglio prima di chiamare sul palco l'assessore comunale agli eventi e alle manifestazioni, Guido Campana, assessore comunale di Teramo. Mi chiedevo per l'appunto la tua professione è questa della musica o hai anche altre, per così dire, velleità? Allora, a livello artistico io nasco in realtà pittore, quindi... Sei un pittore? Nasci, poi abbandonato? Sai, non si possono fare tante cose contemporaneamente, considera anche che di pittura e di musica è un po' complesso. Evidentemente mi occupo d'altro, ma tutt'altro, perché sono alla fine un web designer, un professore, mi occupo di cose molto più rigide e schematiche che non la possibilità di, come dire, no? Di applicare dei gesti da qualche parte, che sia una tela, che sia uno strumento.
Insomma, l'arte con te non è stata generosa, come del resto per la maggior parte degli artisti, non porta tanto pane a casa, soltanto tante soddisfazioni, il che non è poco. Ma francamente credo che in verità la generosità dell'arte sia nel poterla poi arte, nel mio caso, però il regalo che dona l'arte è quello di farti provare delle emozioni e di cercare di comunicarle in qualche modo, sia la pittura, sia la poesia, sia una canzone, sia veramente qualche modo. Dopodiché, sono diversi punti di vista, potrei anche essere fortunato a non avere nessun tipo di fama, perché magari, che ne so, la fama può essere in qualche modo sua, corrompere, che ne so, cioè, voglio dire... Cambiare la tua personalità. Va bene così, cioè... La vita... Sei contento così, insomma, una professione che non ha... per così dire da condividere con la musica e comunque anche la musica. Poco fa dicevi c'è tempo per fare tutto, no? Assolutamente sì. Bene, te lo auguro di cuore. Allora, l'assessore Guido Campana, benvenuto, resta qui con noi. Giovanni, puoi restare qualche altro istante sul palco con noi. Dunque, assessore Campana, questo concorso stiamo vedendo davvero una marea di talenti grande, direi, prestigio, non solo a Pozzesi ma anche marchigiani, ma anche un po' al centro Italia. Una idea dell'Associazione Orchestra Contemporanea, un suo parere, no? Su questa iniziativa, tra l'altro il Comune di Teramo collabora appunto con l'Orchestra Contemporanea. Devo dire grazie a Toni perché ha avuto questa meravigliosa idea di questo concorso importante, perché il Comune di Teramo ormai sono anche dinamiche pur far conoscere i talenti, quindi le persone che sono riuscite così a raggruppare talenti non dico solo per Amari ma anche regionali, anche fuori regione, anche per aver riuscito una commissione di giurati importanti, quindi ringrazio anche a loro per la presenza a Teramo e anche perché veramente vediamo giovani e diciamo persone che ecco forse non vedi mai insieme ai servizi, quindi grazie a Toni, comune è lieto e contento di partecipare al concorso, quindi con un premio. Sicuramente insieme poi ai vincitori o ai vincitori troveremo una soluzione per questa grande serata di concerti in piazza, vedremo come organizzarci, ma siamo contenti, quindi speriamo anche che ci sarà la terza edizione di quest'anno, perché chiunque sarà il governatore del Comune di Teramo vede che non potrà mai dire no a questa bellissima iniziativa. Benissimo, dunque se ho capito bene, assessore, prima o poi in piazza questi talenti, insomma i migliori, ecco, facendo una selezione credo anche molto dura da parte di una giuria o comunque da chi dovrà accorgere una prima scrematura, si potrà esibire in piazza. Diciamo insieme, chiaramente credo che la piazza sia importante anche dal punto di vista estivo, come siamo anche a organizzare a teatro, vediamo come poi appunto come vogliamo insieme a Toni chi vincerà, siamo veramente pronti a tutto perché è chiaro che dobbiamo far conoscere non solo chi vince ma anche l'importanza del concorso per far sapere a tutti che c'è spazio per farsi conoscere. Perfetto, grazie, grazie all'assessore Campana. Una splendida idea dunque quella dell'orchestra contemporanea spostata ampiamente dal Comune di Teramo. Dunque, allora Giovanni Cardelli, bocca al lupo per la tua carriera, non solo professionale ma anche quella insomma di tutti i giorni, quella del tuo lavoro per così dire quotidiano. Ringrazio l'occasione di essere qui a sentire la tua vita. Ringrazio in particolar modo la mia. Benissimo, grazie a Giovanni Cardelli.